È difficile adesso parlare, eh? È proprio difficile. Mandati gli applausi da solo, Gaspar. È difficile parlare. Non ce li ho. Quindi vabbè, allora prendo io il comando. Abbiamo estromesso Gaspar, ormai lo assoldiamo. Vai Antonio, sigla vai. Vivente. Io faccio così. Facciamo la sigla vivente. Quindi prima di presentarvi l'ospite, immagino qualcuno abbia già capito, a parte le spoilerate sui vari social, cedo la parola e la palla ad Alessandro perché deve dirci qualcosa di molto importante con la sua rubrichetta. Ale, lascio la musichetta, non metto ecco. Neanche non mette la sigla. Quindi, ah, sì. Partiamo così c'è stasera. Più sigla di questa. Come raro. Ok. Allora, intanto benvenuti a tutti. Questa sera andiamo a presentare un album importante per diversi motivi. Stasera non stiamo qua a elencarli tutti, ma due motivi sicuramente sì. Parliamo di Terra Mia, il primo album in studio di Pino Daniele, questo ragazzo di 22 anni che si approccia, che entra nella discografia italiana. Importante perché? Perché Pino ha un grosso progetto in testa e qua non si capisce se è conscio o inconscio, però il progetto è molto ambizioso, che è quello di unire, di fondere due generi musicali, la tradizione partenopea con il blues. E questo progetto fa in maniera che negli anni non si perda mai la sua strada principale e non venga venduto, smosso da quello che comunque erano le mode del momento. Quindi fino all'ultima esibizione, dal 77 in poi, Napoli resta sempre in scaletta, in acustico, in elettrico, revisionata, riarrangiata e tutto, ma resta sempre lì. Il secondo motivo, questo non ha a che fare solo con Pino, ma è un dato di fatto. L'Italia, sappiamo, è piena di interpreti, di belle voci, e anche negli ultimi anni i talent ricercano le belle voci, ricercano il canto perfetto. Pino. Pino, con quella voce non voce, con quel modo di cantare che, come tutte le cose particolari, possono piacere e possono non piacere. Arriva in classifica, arriva al Festival Bar, torna a casa sua e riempie le piazze. E in più stiamo parlando solo del Pino cantante, ma Pino era anche un grandissimo chitarrista, con chitarre costruite sotto la sua direzione, con modi di suonare che, se ascoltiamo una canzone di Pino, dopo due secondi la riconosciamo, non c'è da star lì a chiedersi chi è. Tornando alle origini, quindi a Terra Mia, questo ragazzo sognante di 22 anni spero abbia fatto scuola non solo con la sua chitarra, come ha fatto, ma faccia scuola anche come coraggio. E ai ragazzi di oggi, a chi si sente musicista, ma anche chi si sente ascoltatore, e nel mio caso sono un po' uno, un po' l'altro, di essere curiosi, di ricercare non solo quello che ci vendono, che ci danno da mangiare, ma di cercare da mangiare quello che piace a noi. Signore e signori, buona continuazione a tutti. Grazie Ale, Antonio, prima di... abbiamo fatto un intro secondo me stupendo. Guarda, lascerei questa musichetta per tutto il tempo, ma dopo YouTube si arrabbia, quindi meglio evitare. Devo dire che questa sera ho la pelle d'oca, non so perché. Forse questa atmosfera, l'ospite di questa sera, è una emozione. E dopo un anno ho suonato davanti, anche se virtuali, a degli spettatori, quindi avevo quel farfallio allo stomaco che non si presentava da tantissimo tempo, quindi sono veramente felice.
adesso ci ho preso gusto. Meno male. Va bene, allora andiamo oltre le emozioni, cercando di tenerle a freno. Carichi incanauti. Allora, l'ospite di questa sera, finalmente dico io, mette fine alla dittatura musicale di Gaspare e di Alessandro, dei chitarristi, perché finalmente, come ho detto io, la musica a 300, come diciamo noi, la musica a 360 gradi, ci sono un sacco di protagonisti. Qui con noi stasera c'è un signore che non suona uno strumento, ma che è dentro la musica con la M maiuscola da tantissimi anni. Lo introduco con qualche indizio, Vediamo se siete attenti. Maronna mia, che calore in questa terra mia, la libertà di chi può dire Napolè. Signore e signori, Kincana Music è veramente orgogliosa di presentarvi Claudio Poggi. Questa sera non abbiamo il jingle perché... Volutamente, più di questo... Volutamente. Buonasera Claudio. Non si fa, anche perché sono... Un anziano artigiano della musica, e quando sento questi complimenti mi viene quasi il luccichio agli occhi. Ecco. Allora, la prima cosa da dirvi è che vi ringrazio di essere qui con voi, mi fa molto piacere, è stato un incontro anche voluto in particolare da Antonio, che mi ha rincorso, eccetera, ma io sono stato ben lieto di accettarlo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, devo dire, Gaspare, bravo, come dici, grazie, bravo. Detto da te, di tua conoscenza e anche mia, uguaglione ottena. Cioè, vuol dire sono arrossito, che... no, veramente bravo. Oiam è buono, Claudio. La presentazione di Alessandro, di Antonio, voglio dire, veramente. Adesso, al di là di tutto. Allora, io ripeto, mi sento un artigiano della musica, uno che ha avuto la fortuna di essere al centro di uno dei dischi più belli della storia della musica italiana, perlomeno da... Per quanto mi riguarda, sono passati oltre 45 anni, ma penso che è uno dei dischi più belli da 50 e più anni a questa parte. E io l'ho vissuto e sono orgoglioso di averlo vissuto, orgoglioso anche di aver contribuito in piccolissima parte, perché voglio dire, il disco è stato fatto interamente da Pino e dai suoi musicisti, che sono grandiosi, anzi, a quelli... A questo punto vorrei anche citarli, perché vabbè, alcuni di loro purtroppo non ci sono più, in particolare il primo ricordo va a Rino Giurzolo, caro amico, è uno secondo me dei più grandi contrabbassisti d'Europa. Vabbè, poi c'è il carissimo Rosario Ermano, ancora vivente per carità di Dio, anzi io ho avuto il piacere e l'onore di produrlo, questo ultimo album. E poi, vabbè, Enzo Abitabile, che ha collaborato con Antonio Fiati, Donatella Brighel e la sua prima ex moglie Dorina Giangrande, e spero di non dimenticare più nessuno. No? Antonio Sinagra, Claudio. Loro, va bene, i suoi primi 2,45 giri, insomma, loro... Assolutamente. Però io, Claudio, ci tengo a far conoscere ai pochi, perché abbiamo anche degli ascoltatori giovani, chi è Claudio Poggi. Sei da 40 anni e oltre immerso totalmente nel... 40 anni, sono quasi 45. Appunto. E noi il primo album di Pino l'abbiamo registrato nel 1976, poi esatto. È uscito nel 77, però l'abbiamo registrato nel 76. Nel 76, infatti... in quell'anno tu lavoravi come corrispondente partenopeo per una rivista musicale che si chiamava Super Sound, poi ribattezzata Nuovo Sound, e appunto in quell'anno lì accade che questo giovanottone ti avvicini dopo una serata in sala prove, ti dia questa musicassetta per farti ascoltare le sue composizioni, visto che tu eri andato ad ascoltarlo con la band, con cui noi diciamo gruppo, ecco, band complesso, ecco, di cui facevano parte, sì, appunto, allora, anche Enzo Abitabile. Faccio una piccola nota.
al riguardo. Allora, Pino suonava in questo gruppo, il cui nome Batracomio Machia. Era un nome assurdo, la guerra tra le rane e i topi, insomma, vabbè, sì, roba, di Esopo. Vabbè. E in questo gruppo c'era appunto lo Stadio Ermano alla batteria, Rino Giusto al basso, Enzo Abitabile, Paolo Raffone alle tastiere, e poi il compianto Enzo Cervo, di cui vi dirò che uscirà un inedito fra un po' in un disco che io sto producendo di Fabrizio D'Angelo, un altro grande musicista che ha collaborato nella seconda parte di Virce, il Nero a metà. Vabbè, insomma, fantastico. Bello scoop. In realtà, dunque, io ero andato a sentire questo gruppo, mi era piaciuto moltissimo. E durante una di queste prove, alla fine, Pino si avvicina e dice: senti, ma io ho fatto dei pezzi, mi farebbe piacere farteli ascoltare. Io, da bravo giornalista, come no, volentieri, eccetera. Ci incontriamo a Via Roma, a Napoli, e ancora mi ricordo il fatto in cui mi sono incontrato con lui, ci sono dei ricordi che ormai sono stampati nella mia memoria, e mi dà questa cassetta. Chiaramente oggi dire cassetta a un giovane, dire che noi ce l'abbiamo, però, no, vero Gaspare, no, la cassetta, non proprio quella, ma ecco, per bravo, esempio. Bravo, esattamente. No, non è quella. No, quella è della EMI, giusto Claudio? Al direttore, certo, della EMI. Certo. No, invece lui mi diede questa cassetta con quattro brani, che io praticamente, nel momento in cui andai a casa, la prima cosa che ho scritto un articolo, no, poi non si mandava, eccetera. Misi sta cassetta nel mio stereo, super stereo, bomba, cassa, eccetera, roba che ormai non esistono più, perché oggi la musica si sente con le cuffie, no? Insomma, in parole povere, rimasi folgorato, veramente folgorato dai brani, e di cui uno in particolare è rimasto nella mia memoria e nel mio animo, che è Libertà. Libertà. Il tuo brano preferito? Sì, il mio brano preferito, esattamente. E poi da lì sono nati, insomma, tutti una serie di cose, bla bla bla, eccetera, eccetera. No, beh, non bla bla bla, bla. Non sono Claudio bla bla bla, perché dobbiamo anche dire che Claudio è stato produttore e comunque si è occupato della promozione e della produzione di tantissimi, vi dico qualche nome così, tra i tanti: Alan Sorrenti, Tullio De Pisco, Pollina Sastri, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Richie Evans, Enzo Grani Agnello e tanti altri. Però Claudio non si limita, siccome non vuol fare solo un ruolo, non vuol fare solo il produttore, ma anche discografico editore, rispettivamente, correggimi Claudio se sbaglio, con la Clapo Music e la Mare Chiaro Edizioni. Comunque, giusto? Guarda, ogni mattina mi telefono e mi dici queste cose, ti offro il caffè sempre. Come hai fatto, no, in radio? Realtà, io mi sento invece, io sottolineo sempre questo termine, artigiano, perché in realtà fin dal non 76, ma insomma da quell'epoca, tutti quanti dicevano: ma tu che fai? No, io faccio il produttore. Cioè pensavo che io fossi De Laurenti della situazione, no? Io c'avevo una lira, non c'avevo manco la macchina, figuratevi un po'. Allora, il produttore era un po' il regista dell'artista, cioè quello che gli stava vicino, lavorava insieme a lui, cercava di trovare dei contatti, insomma, veramente come uno di quelli che in qualche modo gli dava un po' la forma a tutte le sue cose. Infatti. Ed ero un produttore per la EMI italiana, questa grande multinazionale. Per cui, ecco, il mio concetto di artigiano della musica sta nel fatto che io amo cercare di plasmare le cose nuove che sento, per cercare di metterle in luce
e dare a loro la possibilità di farsi conoscere. Chiaro? Che è ben lontano dall'idea del business, fino a quando c'era, perché adesso non ci sta più niente. Però quando c'era, il business della musica era qualcosa che aveva a che fare con l'economia, con le serate, le cose. No, io tutto questo non avevo proprio idea, nel senso che stavo a contatto con l'artista e vivevo insieme a lui nei momenti belli, i momenti brutti, le sue ansie, le sue frustrazioni e le sue gioie. Questo è qua. No, sì, infatti. Infatti molti, una delle domande che volevo farti, caro Claudio, appunto era questa, cioè chiaramente parliamo di produttore artistico, perché come hai detto te c'è il produttore esecutivo alla De Laurentiis, quello che caccia i soldi. No, quello è proprio il produttore, produttore esecutivo, e era il mio ruolo, diciamo. Tuo ruolo artistico, sì, scusa. Diciamo, poi adesso in particolare il produttore artistico è colui che mette insieme tutta la parte musicale, però in realtà il produttore artistico di Terra Mia era lo stesso Pino Daniele, chiaro? Cioè. Perché Pino è stato quello che, nonostante la EMI gli avesse proposto arrangiatori del calibro di Gianfranco Lombardi, eccetera, e gli ha detto: no, io i pezzi miei so come fare, me li arrangio da me. L'unica eccezione che ha fatto, e viva Dio, io lo sottolineo sempre, è stato Antonio Sinagra, che ha arrangiato gli archi nella straordinaria Napolè. E sì, è veramente stato, diciamo, quella chicca che ha dato al brano quella marcia in più, perché quegli archi sono stati scritti in una maniera molto moderna per l'epoca, ma ancora oggi. Penso che è come un'onda che va avanti e che dà, diciamo, nell'incedere del brano quel movimento e quella voglia di sentirsi all'interno di quella musica. Infatti mi ricordo, tra l'altro, una bellissima, ecco, chi non ha Sky facesse l'abbonamento, perché Sky offre un programma bellissimo che si chiama 33 Giri Italian Master, e c'è stata proprio una puntata bellissima per i feticisti musicali come noi, è imperdibile, dove Claudio portava proprio la bobina, vabbè, insomma, i nastri di quella sessione, e sentirlo aprire al mixer gli archi di Napulè è stato un colpo al cuore, perché si sentono delle cose che nel disco non si percepiscono, mentre invece avere tutte le tracce, tutte le piste aperte e far ascoltare è emozionante. Anche per me, Antonio. Anzi, io avevo proposto al figlio, ad Alex, addirittura un remix di Napulè, perché diciamo, tirando fuori le piste, eccetera. Cioè, ci sono dei cori fatti da Donatella Briga e da Giorgina Giangrande che sono pazzeschi, bellissimi. Magari in una nuova versione potevano essere... Assolutamente. E tra l'altro, poi sempre tornando al libro, ho letto anche che ci fu un solo di Enzo Avitabile, purtroppo, parlando di Terra Mia, nell'album era tagliato, perché non entrava. Cari giovani di oggi, dovete sapere che gli album di allora avevano una durata, oltre quello non si poteva andare, perché appunto ci sarebbero stati problemi di riproduzione. Quindi immaginate tagliare un assolo di un musicista. Infatti ho detto: chissà se poi il nastro c'è, oppure allora si doveva fare taglia veramente, tagliare con le forbici e giuntare il nastro, che è una cosa, adesso si fa tutto chiaramente digitale. Con questo, ecco. Pensate che noi non abbiamo registrato nemmeno su un 24 bit, era un 16 tracce dell'Ampeg, ecco. Quindi, e abbiamo anche una foto, vero Gaspare? Per cercare di allora tu a questo punto, allora, ecco, attacca il basso, fai infatti storico. Claudio, ho letto anche che voi stessi, cioè tu e anche i musicisti, facevate anche da fonici, perché appunto uno aveva due mani, chiaramente poi c'era da fare a perfezione, poi perché poi il nastro poi si doveva buttare e ricominciare tutto da capo, quindi immagino la responsabilità di essere stata pazzesca. No, ma certe volte, capito, quando erano dei messaggi piuttosto complicati,
cioè se uno sbagliava quell'attacco, infatti ci sono degli errori in Napoleone, eh? Per esempio, cioè, a un certo punto un pernacchietto in natazione Le Caffè, che è dato da un'acciaccatura di basso di Piero Montanari, che però diciamo non era prevista all'interno del no, non so se io o chi altro si è dimenticato di chiudere a quel punto là, ed è rimasta questa cosa qua, ed è stata bellissima, bellissima, bella. Sì, pure perché... in Napoli c'è una doppia voce di Pino sul finale, ma non sanno la verità che è doppia, ma okay, in realtà non doveva essere doppia, perché l'unica parte che è stata doppiata è uscita fuori, vabbè, ci piace, vabbè. Ormai alla Emmy non dissero nulla, chiaramente, oh, perché immagino. Ecco, Claudio, allora rimaniamo con Claudio Poggi, editore e discografico. Nel catalogo della Mare Chiaro sono distribuiti, ricordiamo, questa è una cosa molto importante, dalla Edel per l'Italia e da Believe per quanto riguarda il resto del pianeta. No, non più Edel, ma Egea. Egea, scusami, io ho preso la vecchia scheda. Ecco. A proposito, Claudio, delle nuove leve artistiche, tu chiedi ai futuri artisti con cui collaborerai, e questo qui ti cito, se sono intenzionati a fare una seria gavetta senza passare per i talent o le tipiche scorciatoie di cui vuole avere successo. Il tuo messaggio è stato recepito, oppure trovi tra le nuove leve moltissimi che dicono ok, io voglio fare, vabbè, quei programmi là, l'abbiamo capito, insomma, lo sappiamo quali guarda sono. Stai aprendo un file molto delicato, ma molto delicato. Allora, insomma, sono passati, ripeto, oltre 45 anni, quindi diciamo che è cambiato molto, ma proprio molto, cioè tutta la scena è completamente stravolta. Il discorso di Pino in particolare è un discorso di un musicista che aveva voglia di studiare, aveva voglia di suonare e aveva voglia di imporre un certo tipo di musica. Punto. Pino all'inizio non ha mai pensato di diventare famoso, oppure che le sue composizioni diventassero quello che poi sono diventate, cioè non, nessuno se le immaginava, me compreso, sia ben chiaro, magari. Quando io ho ascoltato Napulè, dopo purtroppo la sua morte, allo Stadio San Paolo, cioè, è stato proprio un brivido, ma come è possibile? Però voglio dire, tornando al discorso, quindi questa è stata la forza di Pino e di tanti grandissimi artisti che ancora oggi sono irraggiungibili, chiaro? Cioè, non posso dire che per esempio Lucio Dalla non volesse diventare famoso, però c'era un concetto del successo che era molto differente da oggi. Oggi il successo è qualche cosa che ha a che fare con l'economia. Io voglio fare successo perché voglio vendere un sacco di dischi, vabbè, ormai i dischi non si vendono più, però comunque voglio diventare famoso, voglio fare cose, eccetera, eccetera, e voglio guadagnare un sacco di soldi. No, all'epoca non era così, credete. All'epoca era, sì, volevano diventare famosi, volevano diventare degli artisti conosciuti, eccetera, eccetera, però soprattutto perché volevano entrare a far parte dello showbiz musicale, nient'altro. Questo è un punto fondamentale per cui è difficile che oggi un ragazzo non ti dica però io, oddio, se mi prendessero ad amici, oppure se facessi X-Factor, ma è proprio il concetto che è sbagliato, perché, certo. Vabbè, non voglio parlare troppo perché sennò qui no. Claudio interrompi, sì. Perché io poi no, ci interessa tanto.
prolisso. Ma io infatti t'ho sfrugugliato per me. Io lo sapevo, io lo so. Infatti vai pure avanti, Claudio, perché assolutamente, è bellissimo ascoltarti, scusa. Assolutamente, infatti la prossima domanda, appunto, parlavamo dei nuovi artisti, e io ti faccio a parte che l'hai già spiegata adesso, ma per esempio Pino Daniele, Alan Sorrenti, Enzo Grani, Agnello, oggi, questi canali, purtroppo tra virgolette, però verrebbero presi in considerazione questi artisti con quella cifra? Io sto parlando la cifra stilistica che avevano, non il Pino Daniele del 2015, no, no. Parliamo di Enzo Grani Agnello, ecco. Un grande Enzo Grani Agnello è comunque un artista che sta facendo una sua strada, ma di grande prestigio. Per Enzo Grani Agnello non è mai esistito poter immaginare di far parte di tale, assolutamente. Perché? Perché lui è uno che, anzi, io vi consiglio di fare una puntata con lui, perché sicuramente... Magari. Ci proveremo. Anche lui è una persona mistica, una persona molto che vive la musica con il cuore, con l'animo. Quindi figuratevi che cosa significa per lui Amici, X Factor, The Voice, sono delle cose che sicuramente proprio stanno lontano anni luce dalla sua mentalità. Eppure, diciamo, certo, non è un ragazzo, però no, è un uomo del nostro tempo, che vive il nostro tempo. Certo. Sicuramente ci sono ancora oggi rari degli esempi di persone che escludono completamente dalla loro idea Sanremo, X Factor, Amici, bla bla, eccetera, eccetera, perché comunque sono delle mistificazioni. Io dove non la musica contro sì, queste manifestazioni. Io dico semplicemente che queste manifestazioni sono frutto dello spettacolo televisivo e non sono frutto della musica. Cioè, sono veramente sono delle cose che non hanno nessun significato reale se non come show televisivo. Questa è la cosa più drammatica. Infatti. Comunque interrompetemi, perché io... Guarda, ne approfittiamo, Claudio, perché ci sono arrivati dei commenti, chiaramente, quindi lancio la palla a Gaspare, eccolo qua. Questo è Roberto, un nostro amico di Roma, ecco, che scrive: Claudio è sì un artigiano, ma con la maiuscola. Ecco, buonasera a tutti. Grazie Roberto. Allora, io faccio sempre un esempio. A Napoli esiste un termine e soprattutto un mestiere che sta quasi per scomparire, non so quanti ce ne sono ancora, che si chiama Osola Chianella. Chi è Osola Chianella? È il calzolaio. Infatti, stavo per dirlo. Allora, il calzolaio è un personaggio che in genere sta in delle botteguce molto strette, cioè pieno zeppe di scarpe. E praticamente tu gli porti le scarpe, diciamo, rotte oppure, e lui te le fa diventare nuove. Per me è il massimo dell'artigiano, cioè di quello che veramente crea delle cose, capito? Cioè te le fa ridiventare nuove, te le fa rivivere. Ecco, per me quello significa fare questo mestiere, cercare di dare vita a delle cose che hanno delle realtà, delle, però se non le metti in un certo modo non le vivi. Giusto. I famosi mestieri che l'artigianalità che va scomparendo, insomma, ci sono tanti, a Roma credo comunque un po' dappertutto il ciabattino, famoso ciabattino, adesso non so se esiste. Esatto. Napoli ho solo a Chianella. ecco, c'è anche Giuliana che scrive: un grandissimo Claudio Poggi, molto umile malgrado tutto ciò che ha fatto, e sei anche molto simpatico. Infatti ho detto a Claudio, infatti quando ci siamo visti collegati, mi ha trasmesso serenità, perché insomma la responsabilità stasera era bella
pesante. C'è anche Valerio che ci scrive: avrei mille domande e curiosità, resto muto davanti a tanta bellezza. Vabbè, poi esageriamo. Se non mi metti lì una bacheca. Poi c'è anche Salvatore. Io sono una persona che vive, che mi piace sentire la musica. Allora, vi dico un paio di cose. Allora, io il sabato e la domenica mattina sveglio mia moglie con la musica classica, Mozart in particolare. Io adoro Mozart, perché mi pulisce proprio le orecchie in questa roba. Dopo, diciamo, che lei si è svegliata, che in qualche modo siamo tutti un po' più vivi, ecco che metto del jazz. È chiaro questo? Sai che significa? Significa che la musica per me ha una frequenza che in qualche modo deve far parte della nostra vita. Cioè, io sono contrario a quello che si chiama la musica per consumo, perché la musica per consumo non ti lascia nulla. Invece io la mattina inizio a vivere, io ho la fortuna di avere un terrazzo, quindi con delle piante, cioè inizio a vivere con la musica classica, che la inondo, e anche le piante lo capiscono. Sì. E poi dopo piano piano il ritmo aumenta e mi dà quella facoltà di E poi dopo sento pure musica brutta, perché magari mi arriva qualche provino brutto, così, però io riesco a sopportarlo bene. Infatti, la utilizzi, Claudio, come concime. Bravo, bravo. Infatti, Claudio, vedi, quello che hai appena detto ci ricollega al discorso di Alessandro, quando parlava di quello che ci danno da mangiare. Lui intendeva chiaramente artisticamente, certo. Ecco, e ha fatto l'esempio appunto di Terra Mia e in particolare di Pino. C'è anche Salvatore Mazzella, che credo tu ricorderai, è un mio amico, ma vabbè, lui è stato folgorato da bambino da Pino e porta il suo spettacolo e le sue canzoni in tutta Italia. Starei ore ad ascoltare Claudio. Quanta saggezza e quanta conoscenza. Hai fatto pure la rima, Mazzè. Eccoci. Nicola, un altro nostro ascoltatore, batterista. Buon saluto a tutti, buon saluto pure a te, Nicola. Ecco, buonasera a tutta la ciurma, un altro ascoltatore che quegli anni li ha conosciuti bene, caro Claudio, il 76, insomma. Quindi, comunque, rimaniamo nell'attualità. Vista l'avversione ai genere di programmi di cui abbiamo appena parlato, adesso, se ce lo permetti, ma penso di sì, presentiamo il video di un artista della Clapo Music, Giusy Barone. Tu hai fatto una bella nota, hai scritto non è stata presa nessun talent, quindi ci crediamo ancora di più al progetto per Giusy, giusto? L'ho visto scritto su Facebook, quindi ho detto questa è la domanda per Claudio, proprio fatta apposta. Quindi Gas, quando vuoi possiamo andare col video. Ecco, abbiamo sfumato, Claudio, non perché non ci piace il pezzo, ma su YouTube voglio dire un paio di cose a proposito di Giusy. Allora, io Giusy l'avevo ascoltata qualche volta attraverso Instagram, eccetera.
perché la cosa che mi è piaciuta subito di lei è il fatto che veramente è una che dal vivo riesce a catturarti, capito? E grazie a un autore che io adoro, stimo moltissimo, si chiama Ario De Pompeis, abbiamo provato a fare il primo brano per Giusti e io sono molto contento. È un brano pop, ovviamente, sia ben chiaro, però è un inizio di un discorso che sicuramente credo che porteremo avanti e che avrà anche qualche soddisfazione. Però vi dico una cosa importante. Allora, oggi il mio metodo di lavoro è un metodo di lavoro a 360 gradi. Io sto per produrre un album strumentale, quello appunto di cui ti parlavo prima, di Fabrizio D'Angelo, che è un tastierista molto molto bravo, che ha collaborato con Pino nella seconda parte, con Nero a metà, eccetera. E tra l'altro abbiamo all'interno di questo album anche un brano di Enzo Cervo, che era il cantante della band Come il Maghiere, purtroppo non c'è più, che invece è cantato, è un brano scritto da lui, però cantato da Leo D'Angelo, che ha una voce straordinaria, molto molto buona. Quindi diciamo il pop, poi abbiamo appunto il brano strumentale di Fabrizio D'Angelo, c'è un gruppo che si chiamano Bad Jocks, che è un gruppo rock molto bravo che sta per uscire un altro album. Cioè, a me piace lavorare su tutta la musica, specialmente adesso. Tutta la musica, cercando di dare il mio modo di vedere le cose in base a quello che è anche, diciamo, un mercato che, ahimè, è un mercato ormai malato di tutti gli aspetti. Però io cerco di fare questo tipo di operazioni. È ovvio che non sono più i tempi di Pino Daniele, non sono più i tempi di cantautori, ma comunque di uno stile che ovviamente possa andare avanti nel tempo e affermarsi in un certo modo. Oggi la musica non dura, cioè una volta si diceva non dura più di 3 mesi, oggi 3 mesi secondo me sono pure tanti. Oggi la musica non va oltre 1 mese e mezzo, 2, ahimè, ahimè. E soprattutto in questo momento che non si può suonare dal vivo, diventa veramente drammatico, perché una volta si, cioè una volta, fino a poco tempo fa, si riusciva a portare avanti un artista attraverso dei concerti, attraverso le esibizioni live, eccetera. Adesso le esibizioni live si sono fermate, la cosa è diventata drammatica, perché i dischi non si ascoltano più, quindi si ascolta lo streaming. Lo streaming non ha un valore economico, per cui anche quello diventa un qualche cosa che non ha più possibilità di dare una svolta a quello che sono gli investimenti. Perché il nostro amico Gaspare, dai, che tu c'hai un Esquire, se non sbaglio, giusto? Sì. Gaspare, con chitarra. L'ultima arrivata che volevo sfoggiare. E comunque l'Esquire è una chitarra che costa quel che costa. Pochissimo. Poco? Beh, vabbè, poco rispetto, sì, agli altri. Rispetto, cara, ad altre, sì. Parliamo di Gibson. No, fascia medio-alta. Medio-alta. In ogni caso, voglio dire, ci sono dei costi che vanno supportati anche da chi poi la musica ascolta. Invece oggi lo streaming ha un valore economico. Lo voglio dire che è molto importante questo fatto. Cioè, quando uno ascolta un brano con Spotify o con YouTube, Deezer, eccetera, eccetera, al produttore arriva lo 0,001% del valore dello streaming. Che, attenzione, lo streaming non è il downloading, perché no. Il downloading in qualche modo ha un costo, cioè maggiore, 2 euro, per dire. Invece lo streaming no. Per cui, ragazzi, veramente vi dico che siamo arrivati alla frutta.
Chiaramente che Claudio, il discorso riguarda sia i musicisti che gli autori e chiaramente anche gli editori, insomma. Sì, è vero, la musica tra virgolette artistico, tutto quanto. Certo, certamente. Nonostante, insomma, credo si sia con questi colossi, appunto, tu hai nominato Spotify, YouTube, ce ne sono tanti altri. Io adesso non so se SIAE ha raggiunto un accordo economico con questi colossi, visto che chi guarda, è scritto. C'è stata una sentenza della Corte Europea addirittura che è passata in Italia, però deve essere ancora approvata, dove i parametri di cui io parlavo prima sono notevolmente aumentati, cioè dovrebbero aumentare, però di fatto fino a quando non c'è la discussione alla Camera, eccetera, e si approva la legge definitivamente, rimangono questi parametri qua, che sono dei parametri di fame, veramente. Esatto. Di fame. Infatti, io devo dire che ho sempre osteggiato Spotify e tutti questi... piattaforme di streaming, eccetera, però mi fu detto una volta, dice, guarda che se tu pubblichi qualcosa in digitale devi per forza andare su Spotify, eccetera, noi non possiamo escludere. Guarda Claudio, nella mia piccola esperienza il mio album è stato, io l'ho appunto, è stato pubblicato per una etichetta non fisica, ma insomma chiamiamola così, virtuale, che appunto tra le prerogative ha il fatto di distribuire digitalmente, non dice virtuale, su... digitale. Liquida, la cosa è invece è vero. È vero. E loro appunto mi hanno distribuito le mie composizioni appunto anche su YouTube, Spotify, è il minimo che loro ti danno. C'è una remunerazione chiaramente anche per ogni autore, compositore, come dici te. Poi vabbè, c'è fortunatamente il famoso IMAIE, e io lo dico per i musicisti o per chi ha partecipato a dei film come attori. Questa è una cosa, ragazzi, che se dall'ascolto è importantissima, soprattutto i musicisti che mettono, correggimi se sbaglio Claudio, il loro nome, i famosi credits sulle copertine, chi ha suonato nei dischi, non parlo di Pino Daniele, ma anche di musicisti che comunque hanno venduto quel supporto, hanno diritto, sappiate che avete diritto a una remunerazione. Adesso non so dirvi, non so quantificarvi, ma è una cosa molto importante. Quando infatti, iscriversi all'IMAIE e dare a loro tutti i crediti gratuitamente, tra l'altro all'IMAIE ci si iscrive gratuitamente, ecco, diversamente da SIAE. Quindi io consiglio anzitutto compratevi i CD, come pare, l'importante sia un supporto fisico, anche perché nell'ascolto dello streaming non è proprio il massimo, anzi diciamo però nello stesso tempo, se tu pensi che adesso hanno tolto dalle automobili, una volta c'era l'autoradio. Adesso l'hanno tolto, cioè, il CD l'hanno proprio escluso. Esatto. Io ce l'ho ancora. Mac, non hai il CD, cioè lo devi comprare a parte. Esatto. Sì, si ascolta tutto dallo smartphone collegato in Bluetooth con la macchina, vai su YouTube e ti ascolti la compilation, ecco, tanto per non far nome di Pino Daniele, per dire, insomma. Certo, ecco, Roberto, infatti. Considera una cosa importante. Allora, per chi si iscrive a Spotify, cioè paghi, mi pare, $9.90 al mese, se non vado errato. $9.90 al mese, e ti puoi scaricare offline il mondo. Cioè, capisci? Il mondo. Hai presente che quando... cioè, facciamo un po' i dinosauri della situazione. All'epoca... quando usciva un disco importante, ma vi racconto un aneddoto che magari non è proprio bello, ma insomma vi fa capire. Vai. E non c'erano i soldi per comprare tutti i dischi, c'era a Forcella uno che vendeva i dischi e avevamo fatto un paio di noi un accordo per cui tu compravi un disco e poi pagavi un tot, prendevi il disco, lo registravi e lo riportavi poi, hai capito?
a questo venditore in cambio di una cifra che chiaramente non è, perché all'epoca i dischi costavano parecchio, certo, come no. Però avevi, infatti, io una bella, diciamo, discografia. Sia virtuale, come dici tu, no? Claudio, la famosa non avevo i soldi per comprarli tutti. La famosa copia privata della CIA, infatti CIA ti dice attenzione, copia privata, ma non puoi, diciamo, divulgarla, ma no, l'ho fatto anch'io chiaramente quando l'abbiamo fatto tutti. Ci scambiavamo fra di noi, ma è normale. Bellissimo. Però sì, che bello avere in mano questo potere, questa copertina enorme, lo meraviglioso. Avevo sta cuffia chiusa, me la mettevo in testa, chiudevo gli occhi e ascoltavo. Quello è e infatti Roberto, uno dei nostri ascoltatori, appunto, ci dice: la musica è senza dubbio un'arte ed oltre a essere coltivata va rispettata con tutto il cuore e l'anima. Siccome conosco Roberto, lui è anche lui un collezionista non solo di vinili ma anche di hi-fi. Lui, caro Claudio, è un feticista alle casse dell'impianto, non so se ce l'è ancora, che aveva soltanto Mario del Monaco, insomma, stiamo parlando di sì, due bestie praticamente, erano grandi come una scrivania. Beh, anch'io nel tuo impianto di tutto rispetto, sì, lo so, delle casse stupende che però ho messo in cantina perché non c'entravo né tanto bene, ragazzi, infatti no bellissimo. È vero. L'importante è ascoltare la musica e ascoltarla bene. Assolutamente, quello è fondamentale. Infatti, tu prima hai parlato di copertina. Ecco, adesso arriviamo al 2017. Infatti, con la collaborazione di Daniele Sansone, pubblicate per Minimum Fax il libro Testimonianza. Il titolo, vabbè, è inequivocabile: Pino Daniele, Terra Mia. Un documento che racconta una parte rilevantissima della tua carriera, la scoperta di un talento, la nascita di un disco, una pietra miliare della discografia, come ha detto anche Alessandro. Qual è stata la molla, Claudio, che ti ha spinto? Io già lo so perché ho letto il libro, chiaramente, però vorrei che lo dicessi. Guarda, tu allora, ai nostri ascoltatori. Peccato che non c'è Daniele, perché Daniele per me ha rappresentato, diciamo, quel fratello che non ho mai avuto e che è stato per me fondamentale, in quanto è riuscito a tirare fuori dalla mia memoria, soprattutto dal mio animo, episodi che io avevo quasi remora a raccontare, sembravano quasi delle cose private che volevano odore dentro di me. E invece lui è stato così bravo, è stato quasi uno psicanalista, che noi abbiamo avuto anche dei litigi, perché lui mi ha stimolato in alcuni momenti che io ho provato quasi la repulsione. E lui diceva: no, mi devi dire com'è andata, ma proprio nei particolari, qua là, eccetera, eccetera. E a parte il fatto che erano passati all'epoca già 40 anni dalla registrazione, quindi sai, alcune cose erano state sfumate, altre le abbiamo ricostruite attraverso dei personaggi, però soprattutto grazie a lui io lo devo ringraziare, perché se non ci fosse stato lui non sarei riuscito a trovare proprio quell'humus che si legge nel libro, che tantissime persone mi hanno fatto i complimenti proprio per il modo di raccontare semplice, diretto, senza nessuna veste giornalista. Capisci? Questa è una cosa fondamentale. Infatti noi... confermo ti interrompo un attimo, Claudio, confermo che si divora, cioè, e poi vabbè, per me è un po' più particolare perché io quegli anni ero piccolo, avevo 11 anni, 12 anni, però me li ricordo bene. Io quando ho letto poi quando hai nominato il Cenacolo, dove sono andato più avanti nella mia età a registrare la RCA, la EMI. Vabbè, sono cose, mi hai fatto fare un tuffo nel passato incredibile, poi leggere gli episodi anche bellissimi, io ve lo consiglio perché ci sono delle cose, come ha detto Claudio, bellissime, ma anche a livello, come dire, di umanità, per esempio l'incontro tra Pino Daniele e Tony Cercola la prima volta. Ah,
Ecco. E non dico niente perché dovete comprare il libro, lo dovete leggere. Vabbè, però volevo una cosa fondamentale. È imperdibile, Claudio. È per chi ama la musica. Entra all'interno di questo, in questo circo che si creò e che aveva, diciamo, una serie di personaggi, di gente che voleva uscire fuori, ma in termini proprio di personalità, di avere proprio la possibilità di raccontarsi, di avere questo modo appunto molto diretto. Insomma, escono fuori questi racconti, queste cose molto molto belle. E tra l'altro, Claudio, non è raccontato come un santino, scusami. Che no, io, no, no, quello, mi hai rubato. Umana, con tutti i pregi e i difetti, perché Pino, nonostante sia un grandissimo artista enorme, però era un essere umano che aveva anche parecchi difetti. E molti musicisti lo sanno molto meglio anche di me. E infatti, e tra l'altro, ecco, tra pregi e difetti, molti pensavano insomma apparentemente un orso, invece potrete, leggendo il libro, ci sono delle esclamazioni straordinarie, anche stavo pensando tra l'altro anche politicamente scorrette, tipo l'incontro con James Senese adesso se un musicista, ma io ho capito perché l'ha detta quella cosa fino, e se si dicesse adesso, come minimo passeresti per razzista. Invece lo spirito di Pino Daniele, gli scherzi, e Tony Cercola e Claudio, insomma, hanno vissuto insieme. Ecco, voi immaginate che Claudio non era il classico produttore che rimaneva da parte, l'artista, no, facevano, era una famiglia, giusto Claudio? Si può dire che eravate una famiglia in tour, addirittura in 500 siete andati. Ti ricordi anche l'episodio in aereo con la hostess Ayam che poi coprimmo perché lui era fidanzato con Dorina, certo. Che chiaramente non aveva nessuno, però aveva paura dell'aereo, questo me lo confermi, cioè c'aveva un certo timore, insomma, diciamo così, non era a suo agio. Infatti, Claudio, a proposito di quegli anni, te lo sei mai chiesto come sia stato possibile, siccome stiamo parlando degli anni 70 e sempre per i più giovani, dico che quel periodo là l'Italia stava messa malissimo dal punto di vista politico e soprattutto c'erano le Brigate Rosse, andatevi a leggere i libri di storia, quindi era un periodo caldissimo, i concerti, me lo confermerai Claudio, ci furono i concerti di Santana interrotti per il lancio delle bottiglie Molotov. Ecco, Edoardo Bennato. Io ho avuto un'esperienza di autoriduzione con Alan Torrenti, sai? Addirittura, come De Gregori? Io facevo questo tour con Alan Torrenti nel periodo top delle stelle, eccetera. Andammo a Cuneo, a un certo punto fummo circondati da questi autoriduttori. E secondo me Alan fece il concerto più breve della sua vita, tipo sul palco 15-20 minuti e poi andò interrotto. Via. Sicuro le macchine della polizia che ci dovettero scortare perché sennò ma guarda Claudio, tra l'altro ecco, mi dai l'assist per ricordare anche le esperienze, vabbè, di De Gregori, addirittura si fermò un concerto al Palaeo di Roma, lo processarono letteralmente, cioè lui aveva fatto Rimmel, quindi non solo interruppero il concerto ma sequestrarono fisicamente il cantante al centro del palco, voi immaginatevi questa scena, il povero De Gregori subì un trauma. Divertente, perché noi quella sera dovevamo prendere l'aereo, dovevamo fare una promozione, mi pare in Svizzera o in Germania, non mi ricordo più, comunque dovevamo prendere questo aereo e invece alla fine la polizia, diciamo, si portò Alan e io andai in un'altra macchina e avevamo un appuntamento a un certo punto, solo che Alan non veniva perché l'aveva sequestrato la polizia, in quanto la polizia l'aveva preso per far firmare tutti gli autografi per cui con l'aereo, appunto. No, poi questo è bellissimo e tra l'altro ci sono stati anche episodi pure drammatici, ecco, quello di De Gregori ve l'abbiamo raccontato, per esempio il signor Edoardo Bennato non andava tanto il sottile, prendeva l'asta, il microfono e andava a far botte con questi autoriduttori che la maggior parte delle volte, caro Claudio, mi confermerai, alla fine erano tutti, quasi tutti figli di papà, comunque
che non era gente del popolo, e tra l'altro erano più che altro pretesti per abbassare. Addirittura, ecco, ti racconto, non so se la sai questa cosa qua, questa me l'ha svelata Giorgio Bennato, lui ha conservato un volantino tipo, veramente tipo BR, dove si diceva in questo volantino di far male pesantemente a Edoardo, in quel periodo Edoardo Bennato, cioè avevano messo una taglia, quindi io non so se con Pino vi sono capitati anche degli incidenti. Anche perché in quel periodo io non lavoravo più con Pino, ma quindi non ti so dire. Nel periodo di promozione di Terra Mia, nel libro mi sono riportato, grazie al cielo, infatti. Infatti, ecco, tornando appunto a quegli anni, come te lo sei spiegato questo collettivo artistico partenopeo? Perché c'era la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Napoli Centrale, Osanna, Edoardo Bennato, Tony Esposito, Alan Sorrenti, Badrac, Omio, Machia e tantissimi altri. Cos'è successo, Claudio, quell'anno là, tutta questa energia, tutti questi artisti, tutti insieme? Guarda, allora, vedi alle mie spalle c'è un quadro che è di un'artista napoletana che si chiama Gabriella Gallo e che rappresenta le donne vulcaniche. Allora, ti dico questo perché? Perché Napoli, città vulcanica, aveva in quel momento questa esplosione artistica pazzesca che in qualche modo aveva generato questo sistema che poi è stato chiamato Naples Power, Napolitan Power, che dir si voglia, che raggruppava questo gruppo di artisti che aveva voglia proprio di cambiare il sistema della musica napoletana, cioè il Napoli era diciamo il sinonimo di mandolino, di pizza. Hai capito? Giacomo, tutte robe per carità di grandissimo livello per certi aspetti o di basso livello per altri, che però aveva diciamo fondamentalmente questo stilema di dolcezza, di amore, di passione, capito? Molto edulcorato. Ecco, invece questi artisti iniziavano a dire: attenzione, Napoli è il terremoto, Napoli è il malaffare, Napoli è il sistema della furbizia, la cazzima, quello che ti pare a te. Insomma, certo. Cambiamo completamente il discorso. Stereotipato. Esatto, sia in termini di parole, di cose, e sia in termini musicali. Perché la rivoluzione vera e propria, proprio. A me tutto questo aveva generato questa esplosione che a macchia d'olio poi si è espansa e ovviamente ha generato questo movimento. E poi Claudio, tra l'altro, adesso sempre io torno indietro con la memoria, perché appunto a quell'epoca là ero piccola e anch'io ho fatto una piccola rivoluzione a casa mia, perché si ascoltava, bontà loro, Nilla Pizzi, mamma però ascoltava anche Elvis, e io cominciavo con appunto Adriano Celentano, mi ricordo L'albero di 30 piani, Gli Inti Limani, poi vabbè c'è stata la botta per Bennato e poi sono stato in bilico tra lui e Pino, perché alla scena Pino ho detto fermi tutti, cioè lì ho sentito veramente, vabbè poi parlo col produttore, risulta anche stucchevole. A proposito di periodo, anche in quel in Italia, oltre a Napoli, ci ricordiamo c'era anche Milano con Finardi Camerini, Roma con De Gregori, Venditti, era proprio l'Italia, vabbè, Vecchioni, insomma, quindi io parlo di Napoli perché stiamo parlando di una cosa meravigliosa, però è pure vero appunto che Napoli proprio in quel momento era, come ha detto Claudio. Napoli c'era più la sofferenza, come dire, il blues, il fatto di sentire le cose in maniera più più forte, più diciamo di grande volontà di uscire fuori dai sistemi. Questo è però, anche nel resto dell'Italia. Certo, perché... certo. No, ma poi quello che hai detto tu, soprattutto appunto c'era la voglia, immagino, di scombinare tutto, anche se poi c'era la Nuova Compagnia di Canto Popolare che
faceva un'operazione incredibile, perché prendeva i classici e li stava. Poi tu hai parlato di una cosa bellissima, la ricordo benissimo, il 45 giri l'ho comprato di Citencello Uglia di Alan Sorrenti, cioè fu una cosa clamorosa, come la tammurriata della nuova compagnia col falsetto di Trampetti e il falsetto di Alan Sorrenti che comincia. Per chi non lo sapesse, di Citencello Uglia è un classico della canzone, è quasi intoccabile, giusto Claudio? Cioè, si va là con rispetto. No, fu uno scandalo quando uscì quel brano di Alan, perché i puristi, ma come si permette di cambiare di Citencello Uglia? Invece fu un'innovazione incredibile. Assolutamente, poi lui aveva un look... un lancio per lui, sì. Ricordo che il brano fu registrato con Tony Esposito alla batteria, Bruno, sì, Limone al basso. Cioè, è un pezzo veramente pazzesco. Tra l'altro, insomma, all'epoca il produttore era Corrado Bacchello, un mio carissimo amico che purtroppo non c'è più. E devo dire che anche grazie a Corrado io poi ho fatto questo tour in Italia, all'estero, con Alan. Insomma, no, erano altri tempi. Sì, sì. C'era proprio... capito, tra l'altro tra l'altro poi facendolo ascoltare a una persona che non aveva mai sentito questa versione di Alan Sorrenti, io ho fatto notare, guarda qua, lui praticamente ha fatto una grandissima furbata, perché artistica, perché lui la canta quasi normale, tonalità bassa, nella seconda parte esplode in un falsetto pazzesco con dei vocalizzi finali. Poi lui, ragazzi, immaginatevi come look. Una violinista che si chiama, non so più se c'è ancora, Tony Marcus, una violinista che fu scoperta al Bean di Napoli, che venne a fare delle cose, eccetera. No, ma è, cioè, quando io ricordo quei momenti, parliamo di un'epoca straordinaria, piena di vitalità, di entusiasmo. Irripetibile. Infatti Valerio, cioè il nostro ascoltatore Valerio Vassallo, Casa Sorrenti era un laboratorio di ascolto all'Arenella, anche Jenny Sorrenti, sì, infatti, grandissimo artista, la famiglia Sorrenti. Quindi... Tra l'altro Umberto Telesco, che era l'uomo fotografo. Esatto. Fotografo, bravissimo artista, eccetera, è stato lui che ha fatto la copertina. La copertina, infatti. E se non sbaglio, Claudio, se non ricordo male, quello io erroneamente credevo che nell'immagine di copertina di Terra Mia fosse lo stesso Pino, invece era il fratello, giusto? Uno dei fratelli? No, sì. Esatto. Ecco. E poi la genialata di quel pugno. Di quel mucchietto di terra in mano, sì, quella è stata costruita dopo, però sì. Diciamo che allora Pino non amava farsi fotografare, sì, lo sappiamo, cioè, veramente vabbè, infatti anche in episodio particolare. Claudio, mi è arrivata una domanda dietro alla copertina, comunque sì. Lui disse, no Pino, ma sai, parliamoci chiaro, un artista nuovo per farsi conoscere si deve fare, no io voglio far vedere, al che proprio messo alle sette dice, ma ci sta mio fratello che è bellino, ecco. Facendo la foto del fratello e poi lo fu disegnato, diciamo, con questo bellissimo arte, bellissimo. Bellissima copertina. Scusa, secondo me, diciamo, messa in discussione con il retro, in cui c'era l'immagine di Pino, un'immagine fra le più brutte di Pino che è stata mai fotografata, però è stato, nonostante Umberto fosse un grande fotografo, alzo le mani, siamo non si fa. Allora Claudio, scusa se ti interrompo, a parte a salutare gli altri amici che sono arrivati anche adesso, ad esempio Salvatore, eccolo, ciao qua. Marco, che sarà settimana prossima qua con noi, e Ignazio, che è sempre presente, oggi è arrivato in ritardo ma c'è sempre. Sta bussando alla porta del nostro salotto un altro amico, a parte che devo dire che l'unico che è veramente nel salotto è Claudio, l'unico seduto veramente... Salotto vero e proprio. Sta bussando alla porta un nostro amico.
Salvatore Mazzella. Ecco, a proposito di Napoli. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Claudio. Eccoci. Eccoci qua. Benvenuto. No, io non potevo mancare. Cioè, cantando Pino da 35 anni, praticamente c'è sta Claudio Poggi, io sfondo la porta, devo entrare e devo salutare Claudio, perché voglio innanzitutto ringraziarlo, perché magari se non ci fosse stato Claudio all'epoca a prendere quella musicassetta, forse Pino avrebbe lavorato con l'Alitalia e noi ci saremmo persi la magia. Non lo so, magari il suo estro sarebbe uscito comunque, però tu hai dato il là e quindi io te lo riconosco e ti ringrazio. Sono stato l'uomo giusto nel momento giusto, questa è la cosa. Esatto. Dei meriti particolari. E la storia assolutamente, che però. Comunque no, ti ringrazio di questo apprezzamento, per carità. Claudio, posso fare? Mi è arrivata una domanda, perché giustamente non ce la fanno a scrivere, mi è arrivata via WhatsApp, a proposito del famoso vulcano partenopeo, ne vedi ancora di questi moti, chiamiamoli tellurico-artistici, oppure il business domina, appunto parlavamo prima? C'è un nuovo rinascimento napoletano nella musica? È difficile. Ci sono sicuramente degli artisti che... Allora, ti faccio degli esempi. Ci sono degli artisti che io non produco, che però stimo in maniera esagerata. Uno di questi è Flo, un artista straordinaria, fantastica. Non la produco io, però comunque sia, è un artista pazzesco. Poi c'è un'altra artista a cui io sto facendo la corte da un po' di tempo, che si chiama Irene Scartato, è molto molto brava, che fa parte di un gruppo che si chiama Suona da Iera, che ha una voce straordinaria, bellissima. Quindi ci sono artisti bravi, sia ben chiaro, io non voglio parlare di me, perché non mi va a fare pubblicità o cose varie, sì, anche fra i miei ci sono delle cose molto molto belle, molto belle, però diciamo che esistono delle realtà che vanno messe in... Il problema è che purtroppo non c'è la possibilità di farlo. Allora, lo stesso Pino oggi sarebbe nato morto, perché purtroppo oggi quando nasce un artista ha la possibilità di farsi ascoltare in maniera molto ma molto frammentaria, in un mese e mezzo, e poi scompare, capito? Escono pure altri artisti, altre cose. Quindi se tu non hai una continuità, cioè un artista va vissuto, va assaggiato, va, non so come dire, insomma non è una roba che tu prendi, fai, dici, è finito là il discorso, assolutamente. Ecco, in questo ci sono molte difficoltà oggi. E infatti ecco, ci sarebbe una domanda, proprio casca proprio a fagiolo, come diceva Totò, da parte di Salvatore, che me l'aveva appunto scritta, però ho detto fagliela tu direttamente a Claudio, perché è il caso. Vai Salvatore. No, vabbè, io appunto volevo chiedere, uno che ha scoperto Pino Daniele e che gli ha dato la possibilità di farsi conoscere, come si relaziona con la musica di oggi, con gli artisti di oggi? Perché cioè, la domanda è proprio questa: dove stiamo andando? Perché io non mi ci rivedo. Io scrivo canzoni, scrivo testi, musiche, sto lavorando a un album di inediti con una casa discografica di Milano, la Mediterranean Records, scrivo alla vecchia maniera, cioè alla maniera dei cantautori, però giustamente nella musica di oggi io non mi ci rivedo. Un produttore come te, come si relaziona con questa musica? È una bella domanda, Salvatore. Bella domanda. Una domanda a cui io... Allora, non ti so rispondere in maniera esaustiva, però ti so rispondere per quello che faccio. Allora, qualsiasi cosa tu fai, ci devi credere. Chiaro. Ora, è inutile, allora uno dovrebbe dire, dopo che hai fatto Pino Daniele, chiudi il libro e fai altro a questo punto, certo. Datti
olimpica, no? Nel senso che è difficile trovare un artista alla pari di Pino, chiaro, o alla pari anche di altri artisti con cui ho collaborato, prodotto, eccetera. Però non è così. Cioè, allora, innanzitutto io dico che si deve e si può anche sbagliare. Cioè, si fanno delle operazioni, alcune volte escono bene, altre volte non escono bene. In alcuni momenti si è fortunati e si riesce a far capire chi è l'artista, altri momenti in cui non si è fortunati e che non si riesce, certo, a dare all'artista quella giusta dimensione. Punto. Però noi dobbiamo sempre pensare che siamo figli del nostro tempo, non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Allora, se oggi la musica va così, bisogna mettersi con l'anima in pace, inserirsi e fare le cose secondo la propria coscienza. Cioè, chi ha coscienza di fare un certo tipo di musica, te la faccia. Che poi è bella, è brutta, che rimane, che invece viene spazzata via, quello è un altro discorso. Quello, certo, purtroppo nessuno di noi potrà mai dirlo, però lo dobbiamo fare con convinzione, con professionalità, con grande senso della, dell'umiltà. Cioè, mai dire io ho fatto il pezzo più bello di questa terra, perché mai quello va avanti. Certo. Io no, questo è sbagliato. Cioè, uno lo deve fare, deve dire ok, io mi metto in gioco, va bene, metto in gioco, vado avanti, riesco a essere conosciuto, riesco ad avere un certo tipo di successo, bene, non lo riesco a avere, pazienza, andiamo avanti uguale. Cioè, non bisogna, no, su questo sono d'accordo, soprattutto perché io alla soglia dei 50 anni, fatti praticamente compiuti 4-5 giorni fa, ho si questa vede? libertà. Grazie Gaspare, ho questa libertà di pensarla in questo modo. Praticamente io, ti ripeto, sto lavorando a questo disco, però senza aspettarmi nulla, lo faccio perché mi piace suonare, mi piace la musica, mi piace dire delle cose in musica, mi piace usare dei codici come li usava pure il mio maestro, e quindi lo faccio, punto, senza aspettarmi nulla. Ma infatti questa è la cosa, così bisogna fare. E poi guarda, diciamo che nella vita io non credo che nessuno sappia veramente dove andrà a parare. Se, certo, però uno le cose le fa con coscienza, con convinzione, sicuramente non passa inosservato, su questo ne puoi essere certo. Assolutamente, grazie Claudio. Claudio, volevo chiederti, allora tu, vabbè, ok, hai scoperto Pino Daniele, ma ti sei dimenticato anche che hai scoperto un altro talento nello stesso periodo, nello stesso anno, era un nome d'arte, un chitarrista americano, Alex Torump, per esempio, e aspetta, questa è una. E poi volevo chiederti, ma poi Peppino Di Capri l'ha mai seguita a Napolè nel corso della sua carriera, no, che tu sappia? Okay. No, io sappia no. Anche perché questa è un'altra cosa molto particolare che voglio dire a tutti quelli che suonano Pino Daniele. Allora, in particolare Napolè è un brano, se vuoi, semplice, non particolarmente complicato, però Pino lo rende favoloso per il suo modo di cantare, che è un modo sussurrato, non è un modo impostato. Cioè, molti quando eseguono Napolè fanno proprio la parte di quello che lo vogliono cantare a tutti i costi. Napolè non va cantato, va interpretato. Purtroppo non tutti hanno la capacità di interpretazione che può avere Pino, ovviamente. E allora, diciamo, in certi casi è meglio che non si fa Napolè, si fanno altri brani di Pino. Ma Napolè mi senti in colpa? No, non parlo, io ho capito dove vuole andare a parare Claudio. Io ho capito già. Semplicemente seguita musicalmente, non il corso, no, io parlo del canto in sé. Del canto, no, ho capito dove. No. Però hai capito, Pino è
è particolarissimo. Infatti, sai quante volte mi hanno scritto delle cover band di Pino, eccetera? Ragazzi, sì, suonate bene, eccetera, però senti come un quadro falso, capito? Non, cioè, nonostante loro eseguano perfettamente tutte quante le cose, eccetera, non ha senso, capito? È meglio fare un'interpretazione di un brano di Pino piuttosto che eseguirlo perfettamente con tutti quanti le note esatte, eccetera, eccetera. È meglio eseguirlo con sentimento particolare. Infatti. E tra l'altro, ecco, adesso mi hai fatto tornare anche alla mente una registrazione che gira in rete, una su YouTube in particolare, l'ho riascoltata, vabbè, avevo la prima volta che veniva eseguita proprio una Pule, se non sbaglio una radio, allora si chiamavano radio private, le primissime radio in Italia, e appunto ci sei tu, ci siete voi due, e fu Radio Eurosound. Radio Eurosound, e lo speaker disse, infatti, in prima mondiale, e lo sta alla fine, è proprio vero, prima mondiale, ed è un'emozione unica ascoltarla voce e chitarra, quindi tra l'altro ci sono anche delle sfumature diverse dal disco, quindi vi consiglio proprio, andate su YouTube, cercatela, ascoltatela. È una registrazione che in realtà è in rete da una vita, infatti. A proposito invece del chitarrista di cui parlavi tu, il famoso Alex Toromfa, è uno degli episodi del libro. Devo dire, io ho questo però me li tengo stretti perché, insomma, voglio dire, anche certo, nei confronti degli eredi, eccetera, certo, non mi va. Io li ho fatti ascoltare ad Alex, ma voglio dire. Però sarebbero, io personalmente li tirerei fuori perché sono, cioè, non hai chiaramente, Claudio, non hai neanche una foto. E poi un altro brano, ma sono due brani strumentali che lui voleva fare con questo pseudonimo Alex. Sì, e Claudio, ricordiamo anche perché lo voleva fare, perché voi immaginate che Pino Daniele all'esordio aveva avuto 20.000 concerti, non era così, era difficilissimo suonare in quel periodo, per, chiamiamolo, un esordiente, nonostante, come dice Claudio sul libro, il disco vendette migliaia di copie, ma non quelle che chiaramente si aspettava la casa discografica. Adesso con molto meno, giusto Claudio, si fa il disco di platino e via. Ecco, loro riuscirono anche perché era veramente difficile. Tra l'altro, con il libro hai aperto un altro capitolo bellissimo, quello della trasmissione con dove ci fu anche Pino, ci furono i gatti di Vicolo Mira, la smorfia, probabilmente magari lì nacque, immagino, anche l'amicizia, la stima con Troisi, Carlo Verdone era, cioè, in Rai adesso. E infatti, Claudio, non so se ti capita di se hai seguito, c'è una trasmissione, adesso faccio pubblicità, ma non merga niente, a Rai 3, alle 20:20, c'è Stefano Bollani praticamente fa questa striscia quotidiana che si chiama A Casa di Bollani, insomma, Via dei Matti, no, Gasper, ho visto che stava cercando, no, non è questa la registrazione di cui stavamo parlando, Gasper, era un intervento in una radio privata dove c'era appunto la proposizione di Napulè, primissima versione, questo è un live, credo ai tempi di Nero a metà, dal look e dai musicisti, mi sembra. Ecco, perché c'era Ernesto Vidolo alle tastiere. Eh sì, sì, alle tastiere. E quindi Claudio diceva, a proposito di Alex Toromfa, prima in... di Bollani è una trasmissione favolosa, che io vedo sempre con molto molto piacere, mi piace molto. Beh, ecco, per dire quanto manca la musica in TV, insomma, la Rai, ecco, il programma di cui stavo parlando prima, dove Pino, ecco, fu ospite insieme a Carlo Verdoni, alla Smorfia, ai Gatti, era un programma, Enzo Trapani credo fosse il regista, se non sbaglio, Claudio, adesso non ricordo bene esattamente, però fu una trasmissione che lanciò diversi comici e diversi musicisti, tra cui Pino Daniele. Adesso probabilmente quella trasmissione là non si potrebbe più fare, infatti Bollani, perché fa il boom di ascolti, e soprattutto, dico io, perché i musicisti sono così contenti? Cioè, io ho visto De Gregori con un sorrisone, vuol dire che ti trovi bene, la Ornella Vanoni, Irene Grandi, anche attori, cioè,
perché, e questo fa capire bene quanto manca la musica nella, in un supporto, chiamiamolo così, in un colosso come la RAI, che dovrebbe essere servizio pubblico, ma sappiamo appunto... No, ma la musica vera fatta in quel modo là, capito? Perché Bollani sì, non solo è un grandissimo musicista, ma poi spiega bene i vari stili, i vari movimenti, con semplicità. È molto importante, no, no, è... No, e poi con semplicità, tra l'altro, e con grandissima simpatia, quindi veramente, e appunto, fortunatamente, insomma, ci sono ancora questi programmi. Claudio, noi te tratteremo altre 3 ore, ma devi svegliarti presto, immagino, per lavoro. Ti abbiamo proprio, quindi lasciamo prima i saluti di Gaspare, che deve ricordare alcune cose, poi se permettete chiudo io, perché appunto io mi sono innamorato, vabbè, di questo libro, una cosa, vabbè, io, sembra che poi ho dei diritti pure io, però se volete vedere un pezzo della musica italiana, io lo dico anche ai più giovani, perché avrete sicuramente papà, zio, nonno che magari hanno un disco di Pino Daniele, qui trovate veramente la storia non solo di Pino Daniele, ma di un pezzo d'Italia, degli anni difficili dell'Italia. Cioè, Claudio, oltre a descrivere l'operazione artistica, parla anche della nazione Italia, tutti i problemi che c'erano allora, e a me personalmente mi ha fatto tornare un zompo all'indietro incredibile, quando avevo 12-13 anni e mi ricordo benissimo di tutto, e l'hai trasmesso, l'avete trasmesso, ecco, Daniele Sansone ti ha spremuto e ha fatto bene, ti ha spronato. No, Daniele, un grande applauso per Daniele, perché Daniele è stato veramente... Pensa che io ho avuto proprio questa intuizione, fare a lui questa proposta, piuttosto che a uno dei tanti giornalisti che tra l'altro hanno anche scritto di film, eccetera. Mm-hmm. Però al di là del feeling che c'è tra di noi, ma c'era proprio, cioè, Daniele poi è un musicista, è uno che ha avuto la possibilità di suonare sul palco col suo gruppo gli A67, cioè, quindi c'era un altro modo di confrontarsi con questa storia, piuttosto che con il giornalista che faceva la grande storia. Certo, no, anche poi hai detto bene tu, insomma, avevi anche tu giustamente delle remore a livello psicologico, sì, e di pudore, ecco, perché immagino, insomma. Allora, Gaspare, hai trovato miracolosamente quel reperto meraviglioso? Si sta caricando. Okay. Ragazzi, non fate niente di Pino, no? Ecco, lui è smart. Insomma, voglio dire, mo facciamo subito un provino a Gaspare, ma mo facci la parte di apocondria con la chitarra. È la parte meravigliosa. Prossima volta anche Tony Cercola ci sarà, quindi ecco. Gaspare, intanto che si carica, puoi ricordare gli appuntamenti e poi lasciate a me la chiusura, questa volta conduco io, quindi voglio lasciare questa trasmissione, insomma, già abbiamo pelle d'oca, infatti ho detto a tutti portatevi Kleenex, perché insomma saranno dei bei momenti, secondo me. Vai pure, Gaspare. Cosa c'è da dire dopo una puntata del genere che è stata stupenda? Qui bisognerebbe partire alle 4 del pomeriggio e arrivare a mezzanotte prima di estrapolare tutti gli aneddoti che potresti raccontare tu, Claudio. È stato stupendo. Dispiace interrompere qui la puntata, però la nostra ora e mezza... Gaspare, sei un buon chitarrista. Però, capito, tu mi fai tutti questi complimenti, ti devo mettere sull'altarino, no, capito, ti ringrazio, però. No, scherzo, no. Ovviamente. No, Claudio, ragazzi, perché lui è un 96, ecco, quindi... Stavolta insieme a voi, mi mancava giusto il whisketto, la cosa, ma... Potevi prenderlo. Era una roba molto così, no, va tranquilla, benissimo. Capito? Va benissimo, vai Gas. No, allora. è questo proprio il nostro intento, infatti lo chiamiamo salotto virtuale proprio per questo. No, è stato stupendo. Allora, noi ringraziamo tutti quelli che sono venuti a trovarci questa sera, che adesso stanno riniziando a salutare. Giuliana, ciao carissimo Roberto, un abbraccio. Ah, si salutano tra di loro anche, perché proprio questo, anche gli spettatori si salutano tra di loro, quindi
è bellissimo così. Per chi fosse arrivato troppo tardi o volesse riascoltare o rivedere la puntata di questa sera, la potete trovare su YouTube oppure tramite podcast in tutti i canali di podcast presenti. E come sempre è inutile ricordarvi di iscrivervi al canale, mettere mi piace alla nostra pagina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi appuntamenti. Settimana prossima Antonio aveva rotto la nostra schiera di chitarristi, tornerà un chitarrista che è Marco Fanton, precisamente venerdì questa volta, che prima era tra gli spettatori e ci ha salutato. E mercoledì vi faremo sapere cosa. Noi di solito diamo l'appuntamento fisso il mercoledì. Questo mercoledì vi terremo aggiornati. Questo vi invitiamo anche di mettere mi piace nella nostra pagina Facebook. Non ho nient'altro da dire, è stata una puntata, devo dire, stupenda. Grazie anche soprattutto ad Antonio per aver combinato questa cosa. E Claudio, un grazie immenso va da parte nostra, perché è stato magnifico, magnifico. Decisamente, grazie. Claudio, allora, grazie veramente a te, anche a Salvatore che è entrato così, ha sfondato la porta virtuale. No, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie a voi ragazzi che mi avete permesso di salutare Claudio e di intervenire. Nata. Dovere e piacere. Ciao, allora. Ciao Claudio, grazie. Allora, ti salutiamo Claudio e salutiamo anche il pubblico di Quincana Music citando un passo del libro. Eravamo al secondo e ultimo giorno di registrazioni e stavamo rispettando i tempi previsti. Le sovraincisioni erano finite e stava calando la luce quando decisi di fargli registrare anche Cammina, Cammina, un testo degno del miglior Salvatore Di Giacomo. Non era previsto, anche perché Tibaldi, il direttore artistico della EMI, non conosceva il pezzo, ma non potevo rinunciare ad avere una buona versione di quel piccolo capolavoro. Erano andati tutti via e finalmente in studio si respirava un po' di pace. C'eravamo solo io, lui e Stefano, il fonico, quando dalla finestrella della sala di ripresa comparve la luna piena. Così spensi le luci in sala e in regia e gli dissi: «Pinò, registra direttamente voce e chitarra». Fu buona la prima, ricordo solo che quando smise di cantare io stavo piangendo. Cammina, cammina. Goppa levere che dura, se ne scende ne colura, e cammino via chiariello sotto luna. Quanti volte si è fermata per parlare con qualcuno, e non ci sta mai nessuno che si ferma per sentire. E cammina, cammina, vicino porto, e rarena pensa morto. Se venessimo fossi più contento, tanti parlo e nessuno mi sente. Guardano mare, pensa a Maria, che mo non c'è sta più. So sola 3 anni e ci penso tutte sere, passo tempo e non mi paro ver. E cammina, cammina vicino a porto, e chi agnena aspetta morto. Sotto luna non parla nessuno, sotto luna nessuno vuol sentire. Mm-hmm. Mm-hmm.
da 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 da